Torna a Pistoia dopo 2 anni di stop a causa della pandemia la festa della Befana in Piazza Duomo, giunta alla 29esima edizione. Sarà una giornata ancora più speciale del solito per tutti, bambini, genitori e nonni, perché attesa da tanto tempo e che chiuderà le festività natalizie regalando sorrisi ed emozioni. Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi lo vuole restare, in nome di una tradizione che, come la Befana, è vecchia ma non invecchia mai. Ritorno alla Befana grazie alla collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco e con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi Piazza del Duomo con la dimensione, lo sfruttamento del palco che è servito anche per l'ultimo dell'anno, riceverà tutta la discesa della Befana con lo spettacolo che quest'anno avrà anche degli animatori particolari. È un evento veramente particolare. È sicuramente teso proprio al sociale, alle famiglie, specialmente ai bambini, che sicuramente in un giorno tipico proprio questo della Befana avranno la gioia di vedere di persona, diciamo, la Befana che gli regala anche tutti i dolcetti. Siamo circa 100 volontari e fin da ora ringrazio le associazioni che ci stanno dando una mano, veramente le ringrazio di cuore, perché anche loro volontariamente, come i vigili che sono quel giorno in piazza, sono tutti fuori servizio e danno il loro tempo gratuitamente. L'appuntamento è per il 6 gennaio a partire dalle 16:30 in Piazza Duomo, dove ci sarà anche l'esibizione di Ray Bepi Big Band, una quindicina di musicisti che fanno parte delle forze dell'ordine dell'area fiorentina e che per passione hanno fondato questo gruppo musicale formato in particolare da strumenti a fiato e percussioni.